La mostra Leonardo da Vinci, la scienza prima della scienza, è articolata in 10 sale. Ad ogni sala corrisponde un argomento dell'attività di Leonardo, della sua attività di tecnico. E in ogni sala è esposto un disegno, sono 10 disegni che vengono dal Codice Atlantico conservato presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, e ad ogni disegno corrisponde appunto un tema, un capitolo che viene sviluppato nella sala, nella sezione. His culture was a 15th century culture coming from the humanist period, and Leonardo was son of his time, so he was not the isolated genius and inventor that the 20th century wanted to tell us. And we chose subtitle Science Before Science because the concept of science is something very modern that starts only in the 17th century, so it wasn't exactly a scientific culture at the time of Leonardo. It was a mix of humanistic culture, putting together literature, the passion for classics, for the ancient Rome, and the technology of the time. And this is the world in which Leonardo grows up, and where his culture finds his roots. Quindi la grande lezione di Leonardo, che è ancora diciamo valida al giorno d'oggi, è quella di essere curiosi, di chiedersi il perché, di capire i meccanismi, di guardare dentro le cose, come lui fa molto spesso con il suo disegno, che sia un disegno di anatomia umana, che va a dissezionare appunto un corpo, o che sia il disegno di un ingranaggio o di un meccanismo di una macchina, come per esempio il bellissimo disegno di filatoio. Una delle massime di Leonardo più importanti è la scienza sola è figliola dell'esperienza, quindi questo per lui voleva dire che non era sufficiente una cultura basata sui libri, come spesso era quella del Medioevo, ma serviva un'applicazione diretta di questa cultura, di queste nozioni, che sola poteva venire dall'esperienza.